Siamo sulle mura di Lucca, dove quest'anno si svolge, come lo scorso anno, la Vivi Città. Sono partiti da 5 minuti gli atleti e ci troviamo in questo bellissimo paesaggio delle mura urbane, un vero e proprio monumento dove oggi correranno i nostri atleti per il Vivi Città. Sono Andrea Lombardi della WISP qui di Lucca che vi saluta. Con noi ci sono un gruppo della Croce Rossa di Lucca che oltre al supporto sul percorso ci allieta con un po' di musica. Insieme con noi i ragazzi del liceo sportivo di Lucca. Insieme con loro abbiamo fatto un percorso di formazione sulla realizzazione del tracciato, di come si organizza una gara. Due parole con loro, insomma, che esperienza è stata questa? Contattati dalla WISP per aiutare questa manifestazione e per noi sarà anche contata come alternanza scuola-lavoro e siamo qui ad aiutare gli organizzatori per far sì che questa manifestazione sarà fatta al meglio. Grazie molte. Allora sì, è importante per noi comunque perché ci aiuta in tutti gli ambiti e è importante per anche la nostra città aiutare comunque i nostri concittadini a organizzare questa bella manifestazione. Ok, grazie molte. No, è un'esperienza molto bella anche perché entriamo in un ambito sportivo insomma di un liceo sportivo, a noi piace molto, quindi siamo molto contenti tutti di questa esperienza che abbiamo fatto. È un'esperienza sicuramente magnifica perché siamo in un contesto storico eccezionale e le mura fanno veramente il loro, ecco, in questa manifestazione. Ringraziamo gli studenti del liceo sportivo di Lucca, le riconfermi. Come vedete ci sono poi i nostri ragazzi della comunità di accoglienza qua di Lucca che ci allietano con il suono. Questa è la casermetta di San Salvatore, luogo di ritrovo di tanti podisti sulle mura di Lucca che ogni giorno vengono a correre su questi luoghi. Molte le squadre e le varie realtà che hanno collaborato di gruppi sportivi per poter promuovere. Sul percorso c'è la Croce Rossa che ci ha dato una mano per poter allestire tutta l'assistenza con l'ambulanza e vari gruppi sportivi che sono presenti. Vedete qua le persone costantemente, giornalmente camminano sulle mura e vivono così il podismo in piena libertà per tutti. Questo è il ristoro, vedete i volontari che partecipano alla sistemazione. Le mura, come dicevamo, sono un bellissimo monumento che ci permette di poter fare sport gratuitamente per tutti. Da Lucca, Andrea Lombardi vi saluta e vi ricorda insomma che siamo qua a correre per tanti buoni motivi. Buona giornata a tutti, ciao! Eccoci qua con Vivi Città a Gorizia. Abbiamo l'onore di avere con noi la presidentessa del WISP Friuli Venezia Giulia, Elena De Betto. A Elena chiedo qual è la particolarità di questo Vivi Città, quindi di Vivi Città Gorizia Nuova Gorizia. Allora, la prima particolarità è che la manifestazione si svolge in maniera transfrontaliera, cioè il percorso è in parte in Italia e in parte in Slovenia. Questa è una caratteristica che da sempre contraddistingue la Vivi Città fatta in queste due città. E unire cioè dei territori che appunto dal punto di vista geografico sono lo stesso territorio ma dal punto di vista politico sono rimasti divisi per troppo tempo. E quindi lo slogan La Corsa che unisce in qualche modo qui ha avuto molto senso ancora prima dell'abbattimento dei confini. L'altra caratteristica è che è una manifestazione non competitiva che ha voluto porre l'accento soprattutto sul diritto delle persone di muoversi, organizzando quindi più percorsi da 3, 6 e 12 chilometri in modo da venire incontro alle esigenze di tutte le persone che avevano oggi voglia di muoversi e di partecipare a questa manifestazione. Allora, come ha detto Elena, insomma una manifestazione trasfrontaliera fra la parte italiana quindi e la parte slovena. Noi qua siamo proprio al confine, abbiamo davanti a noi il confine proprio tra Italia e Slovenia. Anche i percorsi sono studiati, tre percorsi da 3, 6 e 12 chilometri,
tutti questi percorsi si accavalleranno tra l'Italia e la Slovenia. In lontananza possiamo vedere ancora tutto il gruppo di Vivicità che sta per arrivare alla divisione dei percorsi. Torniamo ancora un momento a chiedere a Elena quali sono le altre iniziative, soprattutto legate al movimento e al camminare, che si stanno svolgendo in Friuli e in particolare a Gorizia. E le manifestazioni, le iniziative più grosse sono quelle dei gruppi di cammino, che sono iniziative che noi stiamo organizzando insieme con le aziende sanitarie e la Regione Friuli Venezia Giulia. È un'iniziativa molto grossa che invita tutti i cittadini a fare attività quotidianamente e praticamente sotto casa in una maniera sia appunto al livello di ciascuno. Ok, quindi capiamo ancora una volta come Vivicità sia aperta a tutti. Abbiamo visto prima passare insomma i grandi corridori per i 12 chilometri, adesso passa tutto il resto della comitiva, vedete ci sono persone anche dedicate al Nordic Walking, anche altre specialità che sempre Gorizia e questo territorio ha voluto offrire insomma. Chiudiamo con Elena, quali sono le iniziative che si svolgeranno in Friuli nei prossimi mesi? Nei prossimi mesi continueranno ovviamente le iniziative che riguardano i campionati di specialità e quindi le singole attività e discipline del calcio e del basket e ovviamente ancora i gruppi di cammino, ai quali verrà affiancata anche un'attività di yoga fatta all'aperto e poi ovviamente i centri estivi che riguarderanno invece le iniziative estive per i bambini. Ok, quindi andiamo ancora una volta dagli anziani ai bambini. Vi lascio un ultimo scorcio di quello che è Vivicità Gorizia. Vedete ancora la maggior parte della gente che sta chi camminando, chi correndo, ma sta arrivando alla famosa divisione dei percorsi. Gorizia, il tempo è buono, nuvoloso, ma nulla di che, insomma. Alla fine della gara ricordiamo che ci saranno anche diverse bande musicali e addirittura un parco giochi gratuito per i tantissimi bambini che stanno partecipando come ogni anno a questa manifestazione. E quindi da Gorizia è tutto, vi saluto. Allora, pronti? Siamo in diretta dal comitato di Ciriè Settimo Chivasso, dove il presidente Ferruccio Valzano sta per dare il via. Bene. Pronti? Prosto? Bene, siamo in diretta su Rai 1 e sulla WISP nazionale. Siamo qui per dare il via alla staffetta goliardica. Naturalmente dopo partiranno tutti gli altri per la nostra passeggiata. Attenzione, posso continuare? Fermo, tienimi al filo. Ehi, bravo. Gli atleti sono pronti per partire? Sì, tenete la sinistra, mi dicono, mi raccomando. Siamo pronti, adesso arriva la nostra ragazza Francesca che vi fa la panoramica del... Posso? Pronti? Via! È partita! Sono partiti 8 staffette. Sono partiti! Faranno il giro di circa un chilometro della nostra città, arriveranno fino in via Matteotti, gireranno via San Francesco d'Assisi, la piazza San Pietro in Vincoli e poi ritorneranno qui. Dimmi Michele. Ma andiamo a vedere chi ci ha aiutato a costruire questa manifestazione. Beh, adesso attacchiamo l'altro. Tanti volontari. Abbiamo finito la diretta. Senza il quale aiuto non saremmo riusciti. Grande manifestazione a Settimo. Sì, bro, salutate WISP nazionale. Qui abbiamo gli atleti della staffetta che si stanno scaldando. Brava. Ma andiamo dal presidente a chiedere le impressioni. Ferruccio, vuoi dirci qualcos'altro? Certo che siamo felici di essere qui, è una bellissima giornata. Meno male che il tempo ci ha aiutato, nonostante...
Milan in questi giorni, il tempo si è stato proprio dannato, ieri è stata una bella giornata di sole che ha richiamato anche le persone forse a partecipare a questa nostra corsa, come in tutte le città appunto d'Italia e anche dall'estero. Abbiamo così l'onore di avere quest'anno la nostra, questa vivicità per i 60 anni di Città Settimo Torinese, che quest'anno appunto faranno i festeggiamenti, sono dedicati per la nostra città, viva Settimo! Allora ciao a tutti e grazie di averci guardato. La linea da Salice Terme, provincia di Pavia, per il Vivi Città di questa città. Sono Gianni Tempesta, il referente UISP della provincia di Pavia. Dicevamo, stiamo trasmettendo in diretta da Salice Terme. Per questo Vivi Città, partito regolarmente in diretta insieme alle altre sedi nazionali, un Vivi Città che da noi ha avuto varie sfaccettature, iniziato addirittura un mese fa con dei vari eventi collaterali, abbiamo avuto una prova di Aspettando il Vivi Città, una Moonlight Run, una corsa con la luna piena provando il circuito, il percorso del Vivi Città. Abbiamo proseguito con le carceri, abbiamo avuto una manifestazione all'interno della casa circondariale di Voghera, dove hanno partecipato una quarantina di detenuti, e poi abbiamo proseguito ieri con un anticipo di questa giornata con il mini Vivi Città riservato alle scolaresche della zona, e abbiamo avuto circa 150 partecipanti, e in contemporanea si è tenuta anche la stracanina, la Vivi Canina, una corsa a sei zampe con cani e padroni al seguito, sempre all'interno del parco delle terme di Salice, dove stiamo trasmettendo ora in diretta. Quindi ambiente, importante è l'ambiente, quindi noi siamo in una location veramente splendida, in un parco delle terme di Salice, e vediamo, stanno passando alcuni camminatori, siamo in attesa di vedere il passaggio degli atleti al primo passaggio dopo 6 km, speriamo di riuscirci, e nel frattempo abbiamo avuto anche alcuni bambini tesserati all'UIS perché hanno preso parte loro al Vivi Città sulla distanza di 1,2 km. Eccoli qua, i due dei protagonisti del Vivi Città. E se vogliono dire qualcosa, ti è piaciuto il Vivi Città? Sì, bello, bella questa corsa, un po' lunghina. Lunghina per te? Sì. 1200 metri sono un po' troppo lunghi, però hai fatto un decimo del Vivi Città. Il Vivi Città è 12 km, dividiamo per 10, sono 1200 metri. Adesso dovete andare al ristoro, e poi facciamo la premiazione. Ecco, se abbiamo ancora qualche minuto, dovremo assistere al passaggio del primo atleta. È il marocchino Karim, è solitario al traguardo. Vediamo questo passaggio e poi cediamo la linea. Ecco il passaggio al primo giro, quindi siamo a 6 km di gara. Eccolo. Ok, e con questo possiamo lasciare la linea. Grazie a tutti.